Altissima, purissima, levissima. Ciao a tutti, sono De Abe e benvenuti a un'altra puntata di Questo non è un blog? Questa seggiola scricchiola? Seconda cosa, assomiglia un po' a Reinhold Messner. Nella scorsa puntata abbiamo visto il filmato in cui parlavamo dell'influenza A e la prendevamo un pochino in giro. Invece questa settimana vedremo insieme un filmato che mi ha suggerito di riuploadare ETAC 12, che ci ha chiesto: attendiamo anche le 5 regole per prevenire l'influenza. E così sia. Quindi vai col filmato, come sempre, lo dico sempre uguale. Il team di Viva l'Albe presenta 5 regole per prevenire l'influenza. Numero 1. Lavarsi bene le mani. Numero 2. Coprirsi la bocca quando si starnutisce o si tossisce. La mano davanti. Ho detto la mano davanti, perché se no l'attacchi a tutti, capito? E poi non voglio sentir gente dice ho preso una malattia per colpa di uno che non si è messo la mano davanti mentre starnutiva. Quindi la manina davanti e stanno tutti bene. Via. Ma che ti sembra? Almeno la mano davanti l'ho messa, scusa. Numero 3. Se non ti sei lavato le mani, non ti toccare gli occhi. Ma sei pazzo! Ma sei pazzo te, che cacchio ho fatto? Ma te le sei lavate le mani prima di stropicciarti gli occhi? No. Tieni! Lavati le mani in questa bacinella piena zeppa di amuchina che mi porto sempre appresso. Prego. Numero 4. Ops, numero 4. Aprire le finestre per far circolare aria. Devo cambiare aria nelle stanze. L'hai detto dopo Gigio. Adesso facciamo respirare la stanza. Ho detto dopo G. Numero 5. Se hai l'influenza, chiama il dottore e stai in casa al caldo. Esci da questo corpo! Come stai? Mi aiuti, dottore. Farò quel che posso. Per questa malattia non ci sono tanti rimedi medicinali, Dio. Però ci sono altri metodi naturali per far smettere questa malattia. Tra poco sarà tutto finito. Grazie mille. Vuoi che il team di Viva l'Albe spodesti Topo Gigio? Condividi questo filmato. Ah, condividere questo filmato è un altro modo per prevenire l'influenza H1N1. Che cosa abbiamo imparato da questo video? Abbiamo appreso 5 regole per prevenire l'influenza. Ma ricordate una cosa, all'influenza non si scappa. Vi volevo aggiungere anche che in cima alla classifica degli sticker nascosti, ovvero che ha trovato più sticker nascosti fino ad adesso, c'è al primo posto la Cool Production 93, che è una cosa bestiale, cioè diciamo che ne hanno trovati in tutto, con mia grande sorpresa, più di 5.
Non so, alcuni che avevo messo anch'io non sapevo bene dove li avevo messi. Se uno non sapesse cos'è lo sticker nascosto, sono degli sticker che si ottengono lasciando dei commenti particolari. Ad esempio, sei il primo che commenta un video, ecco, a quel punto ti becchi lo sticker nascosto. O altrimenti ti iscrivi al gruppo su Facebook e a quel punto ti becchi uno sticker nascosto. Ah, non l'ho ancora messo lo sticker nascosto su Facebook. Bon, aggiunto. Quanto spazio che c'è qua, uno spazio incredibile. Volevo quindi anche ringraziare tutti gli iscritti, dal primo all'ultimo e dall'ultimo al primo. Mi raccomando, l'influenza è importante. Cioè, non è che è importante l'influenza, cioè, come non prendere l'influenza, capito? Quindi, prima che finisca il filmato, vi faccio vedere una piccolissimissima preview del filmato che vedremo giovedì. Io l'abbonamento alla TV. Era cortissima la preview. Ecco, se sto così non si vede un c***o. Mi sa che parecchi hanno già capito cosa abbiamo preso per il... questo non è un vlog, ci vediamo tra 2 settimane. Mi raccomando, lasciate un commento stupido così che io possa rispondervi giovedì prossimo. No, tra 2 giovedì. Scazzo. Ecco, ora sono fuori fuoco. Boia. Ciao.